Fano tornerà ad essere l'antica Fano un fortune con la Fano dei Cesari, una grande storia, in programma da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Tante le novità, così come le conferme, a partire dalla sfilata di centinaia di figuranti e della Corsa delle Bighe dell'edizione 2011. Fano dei Cesari ha anche un sottotitolo da quest'anno, che è appunto una grande storia, perché ripercorre le tradizioni, l'identità e la storia della nostra città, che saranno vissute nuovamente grazie agli accampamenti, grazie alle battaglie e combattimenti, grazie alle ricostruzioni che proporrà la colonia Giulia Fanestris, grazie alle conferenze che saranno fatte e grazie anche ai momenti di divertimento, di folklore, di spettacolo come la Corsa delle Bighe. Quindi una Fano dei Cesari che si rinnova anche con qualche novità, ma che tiene, diciamo, la barra ferma sulla storia e sull'identità di una delle più importanti manifestazioni della nostra città, che tanto piace ai turisti, tanto piace ai fanesi. Ringrazio tutte le fazioni che interverranno, perché stanno facendo insieme a noi un grandissimo lavoro per portare in sfilata quanti più figuranti possibili e soprattutto tiene la barra ferma sul divertimento, quello sano, quello che piace ai nostri giovani che si sanno divertire, piace alle nostre famiglie. Proporremo degli eventi giusti di divertimento, abbiamo concordato sia con gli esercenti che con le forze dell'ordine come dovranno essere la serata del sabato e come dovrà poi svilupparsi la serata della domenica. Un'edizione molto molto importante, innovativa perché il percorso nuovo, gireremo fino quasi al monumento per ritornare indietro via delle rimembranze, i figuranti si stanno preparando in un meraviglioso spettacolo, quindi anche la parata sarà molto molto innovativa e coinvolgente. Le feste, quest'anno abbiamo scelto Lido e Sassonia, due momenti di festa con le fazioni dove tutti possono partecipare, mi raccomando tutti rigorosamente vestiti da romani. Quando diciamo ai turisti che a Fano ci sono 2, 3, 4 mila fanesi che si vestono da romani, dice no, ma voi non siete normali. Invece ne andiamo orgogliosi, perché la Fano dei Cesari se vive è perché ci sono veramente migliaia di fanesi che si vestono, chi prepara il carretto, chi prepara la damigiana, chi prepara il vestito, le scarpe, però tutti sentono veramente questa manifestazione, arrivano fino a Torrette, coinvolgiamo anche gli alberghi, le spiagge, i campeggi. Sono molto felice, come ho detto prima, piacevolmente e onorato del ruolo, fra virgolette, istituzionale che mi è stato dato nella serata di domenica, perché insomma io sono un romano di origine, ho girato le 18 province dell'impero, insomma non ho mai trovato una manifestazione del genere. Generalmente manifestazioni comunali si occupano di quello che è il nostro retaggio medievale, andare invece a ricostruire qualcosa che è accaduto 2000 e passa anni fa, insomma, è qualcosa di straordinario. La nostra associazione seguirà la parte storico-culturale della manifestazione a partire da lunedì 11 fino a domenica, poi con la grande parata e Corsa delle Bighe. La nostra associazione seguirà in modo particolare quelli che sono gli eventi didattici, con delle conferenze da lunedì 11 del professor Ceccarelli sull'esercito repubblicano, con il professor Mario Luni, un architetto di fama internazionale, e una delle nostre novità che è una conferenza attiva dove il professor De Santis parlerà della consolare Flaminia e i nostri figuranti storici faranno parte attiva di questa conferenza e potremo vedere alcuni momenti di vita della nostra consolare Flaminia.